Siamo di fronte a questo monumento che è nato nel 1983 per volontà dell'allora presidente di sezione, generale di brigata Giorgio Fineschi. Nel corso degli anni questo monumento ha subito dei danni dovuti al tempo e aveva la necessità urgente di poter essere restaurato. Noi come associazione abbiamo portato avanti questa iniziativa del restauro ed è stata condivisa da tutti, in particolare dal signor sindaco, per cui sono contento perché così le persone che transitano su questo lungomare hanno un qualcosa da ricordare per la nostra Forza Armata e l'aeronautica militare. Perché un monumento agli aviatori alla Spezia? Sembrerebbe quasi una contraddizione. Spezia è una delle basi più grosse della Marina Militare, però noi non ci dobbiamo dimenticare che fin dal 1911 nel Golfo della Spezia volavano gli idroplani. L'idroplano a livello mondiale si può dire che ha avuto come luogo di nascita l'arsenale e uomini, allora non dell'aeronautica, erano la maggior parte provenienti dalla Regia Marina e qualche ufficiale del Regio Esercito. Quindi la Spezia ha una storia aeronautica che si affonda veramente nella notte dei tempi e quindi, avendo una storia così lunga, era, come dire, normale che ci fosse un monumento che ricordasse tutti gli uomini, non solo piloti, sono gli equipaggi, cioè sono gli uomini che costituiscono la mente pensante, la parte pensante dell'aeroplano che sta per aria, che compie la missione e che ritorna quasi sempre a casa. È un momento importante, profondo, che trasmette valori alle nuove generazioni perché si ricorda chi ha donato la vita per noi, per la nostra democrazia, la nostra libertà. Un ringraziamento particolare quindi all'Associazione Aeronautica perché ci dà l'occasione per rinnovare questi valori, ricordarli e trasmetterli alle nuove generazioni.